Io non ho molti titoli per poter intervenire. L'unico titolo di cui mi sento onorato è quello che mi ha regalato lo Stato italiano, che in 3 gradi di processo ha decretato che io sono un cospiratore contro lo Stato. Questo è l'unico titolo del quale io meno vanto. Allora, oggi si è parlato di identità, si è parlato della questione sarda, si è parlato della nostra classe politica, della nostra classe dirigente, e io devo dire che pur non avendo questa straordinaria preparazione di molti oratori, comunque i miei ricordi della Sardegna sono di una Sardegna che è sempre stata in crisi da quando ho terminato il liceo nel 52, poi sono passati tanti anni e la Sardegna è sempre stata in crisi. Prima dicevano che noi eravamo poveri perché ignoranti, adesso dovremmo essere un po' meno ignoranti, però siamo sempre poveri. Ma non è solo questo, sono cambiate tante cose. Nel 52 non c'erano 445.000 ettari di territorio inquinato. Quando è venuto Sandro Pertini avevamo 20.000 ettari di servitù militari. Oggi, per fortuna, ne abbiamo 35.000. Non si parlava allora di depositare le scorie radioattive in Sardegna, oggi si parla di depositare queste scorie. Mi chiedo, e me lo chiedo tutti i giorni, quali sono gli spazi reali di decisione che noi possiamo avere. A me sembra che spazi per decidere non ne abbiamo assolutamente, perché l'Italia, a differenza di quanto facevano i colonizzatori catalano-aragonesi, a differenza di quanto hanno fatto i colonizzatori romani, l'Italia, e anche di quanto hanno fatto i piemontesi, l'Italia fa una colonizzazione col sorriso, con la suppostina di glicerina. Quindi ti fanno tanti sorrisi, ti regalano qualche posto di sottosegretario, e fanno quello che vogliono loro. E io non vedo assolutamente, per quanto non abbia questa straordinaria preparazione, non vedo assolutamente alcuna reale capacità, possibilità per i sardi di decidere del proprio futuro. Non ci credo, perché non ci sono elementi per crederci. Così come non credo al momento attuale delle nostre capacità di avere le idee chiare e di resistere alle pressioni esterne. Da quando esiste l'autonomia noi abbiamo espresso alcune centinaia di onorevoli, scusatemi se uso questo termine, questi onorevoli io suppongo fossero preparati, fossero determinati, avessero le idee chiare, ma perché la Sardegna invece di migliorare peggiora? Peggiora la Sardegna, non sta migliorando la Sardegna. Ogni tanto si viene a sapere che, perché si fa la pubblicità, che noi abbiamo delle belle coste, che noi abbiamo dell'entroterra bellissima, eccetera, eccetera, eccetera. Ma tuttavia la Sardegna sta peggiorando. Cioè le nostre capacità di decidere del nostro futuro si riducono continuamente. C'entra o non c'entra in questo discorso l'indipendenza? Io credo che non c'entri. Noi sardi non siamo stati capaci di difendere l'autonomia. L'Italia non ha alcuna intenzione di concedere un'autonomia reale. L'Italia farà il possibile e l'impossibile per stroncare qualsiasi movimento seriamente autonomistico. I nazionalisti sardi, molti dei quali hanno espresso molta buona volontà e anche delle capacità, i nazionalisti sardi oggi sono una minoranza assoluta. Noi siamo destinati a essere sconfitti. Ma perché siamo destinati a essere sconfitti? Oggi, o perlomeno, così sembra. Domani, diciamo, insomma. Domani. Allora, la nostra classe politica ha fatto di tutto per essere eletta alle posizioni che voleva, insomma, ma non è stata coinvolta sufficientemente la popolazione. Stamattina ne accennavo con il professor Brigaglia, mi diceva che è difficilissimo coinvolgere la popolazione. È vero, però noi non abbiamo.
abbiamo fatto niente. Che cosa avremmo potuto fare? Avremmo potuto dare esempi di correttezza, avremmo potuto dare esempi di coraggio, avremmo potuto dare esempi di chiarezza, ma l'abbiamo fatto questo? No, non mi risulta che l'abbiamo fatto. Ci sono alcuni individui che hanno fatto questo. Arrivare al punto. Allora, il punto è questo, secondo, per quanto lo posso vedere io, che noi dovremmo sostenere una lotta durissima contro lo Stato italiano, che noi dobbiamo attuare almeno tre rivoluzioni, una rivoluzione istituzionale, una rivoluzione culturale e una rivoluzione sociale. Noi dobbiamo distaccarci assolutamente dallo Stato italiano, costi quello che costi. Deve essere un taglio chirurgico e avremo da combattere, molto da combattere, perché queste chiacchierate che ci facciamo stasera non ci devono illudere sulla libertà che ci viene concessa. La libertà dei sardi nuoce all'Italia. All'Italia interessa avere la Sardegna, disporne in tutti i modi possibili e lasciarci l'illusione della libertà. E la maggior parte dei sardi oggi purtroppo desidera semplicemente un buon padrone purché non sia ignorante. Grazie.